Salve a tutti amici, sono Mr. Delric, bentornati in questo nuovo episodio di Torchlight 2. Allora, questo giro assicuro non ho ricominciato per nulla il gioco, d'accordo, perché sarebbe la terza volta e sarebbe alquanto imbarazzante. Però purtroppo va bene, siamo comunque nella partita giusta. Continuiamo la nostra avventura e abbiamo un po' sistemato l'inventario, ci siamo tenuti ovviamente l'ascia che abbiamo preso appena adesso come ricompensa. Andiamo avanti e cerchiamo tra l'altro. Ah, giusto, dimenticavo una cosa interessante. In questa partita abbiamo trovato questo tizio che ci dice di recuperare un oggetto che dovremo trovare quindi in questa mappa. Allora, andiamo a cercare, tanto si troverà piuttosto casualmente battendo qualche mostro. Eccolo qua, lo abbiamo appena trovato. Cioè, neanche farlo apposta, ragazzi, ma direi che siamo stati fortunati. L'abbiamo trovato e glielo portiamo. Scegliamo una ricompensa. Allora, possiamo scegliere. Che simpatico. Allora, un'armatura che ci dà 6 di resistenza ai danni e un più 3 alla vitalità. Anche se mi sarebbe più utile la destrezza, sono un po' in dubbio. Vabbè, vediamo. Un'arma che, vabbè, è scrausa. E un ciondolo per il mio pet. Ragazzi, che dà più 12 alla sua armatura. Sceglierei quest'ultimo, onestamente, perché armature, onestamente, ma sarei in dubbio. La vitalità. Ragazzi, scegliamo l'armatura perché qua è il doppio di quello che ho. E comunque la vitalità non è da trascurare in un personaggio che va comunque corpo a corpo. Anche se la destrezza sicuramente mi sarebbe molto più utile. Però non sarà l'armatura dei nostri sogni, ma conto decisamente. No, ho sbagliato. Conto decisamente di trovare più qualcosa al più presto. Guardate che figo, ragazzi, che sono. Cioè, ditemi se non è poco carina questa armatura, veramente bella. Comunque è molto molto bella. Allora, andiamo avanti verso la nostra quest. So che ci sarà sicuramente un dungeon da dover fare. Allora, io ho esplorato precedentemente fino a qui, praticamente, per cui. E qua c'è una sagra di non morti, perché non riesco a colpirlo. Ah, per forza, perché avevo questi. I torsi dei non morti per terra. Ok, facciamo un po' fuori questi. E finiamo di esplorare. Ci siamo quasi, ragazzi. Siamo arrivati quasi al nostro obiettivo. Dovremo probabilmente, credo, cambiare zona comunque. Finiamo però di esplorare per bene. Qui credo che ci sarà. Ah, qua ci saranno dei fantasmi. Ok, venite, venite che. Ho già avuto a che fare con voi e ormai non siete più un problema. Oh, dunque. Recuperiamo tutto. Ho trovato degli stivali. Più 2 alla forza. No, no, ragazzi, mi dispiace, ma già l'armatura di quelli che ho addosso è migliore. In più mi danno anche più 2 alla destrezza. Non voglio rinunciare a troppa destrezza. Ok. Possiamo proseguire nella nuova zona. Eccoci qua amici in questa nuova zona. Come possiamo vedere qui abbiamo un waypoint portal, cioè praticamente un portale che segna, tra virgolette, diciamo un checkpoint che posso sfruttare per muovermi nelle diverse zone, fino anche alla nostra città praticamente, che abbiamo visto nelle puntate precedenti. Andiamo a svolgere, come vedete adesso sulla mappa ci sono due stelline, che sono le due missioni, una quella principale e un'altra quella secondaria. Non sapendo. Anzi, no, dovremmo saperlo. Se non vado errato. Vabbè, facciamoci queste. Facciamoci questi mostri che mi rompono le palle. Oltre al fatto anche che
Ogni volta che ne uccidete uno, i suoi compagni scappano. Allora, questa è la secondaria. Ci andremo poi a farla perché qui vedo che c'è un'altra missione. Qui vedo che c'è un'altra missione ed è... Dunque... Ah, ok. Devo scendere una cripta, d'accordo? Un altro dungeon, ragazzi. Un altro dungeon. Come se non ne aveste già avuto abbastanza, facciamoci anche un altro dungeon. Allora, devo uccidere questi boss. E non lo faccio con immenso piacere. Ok. No, aiuto, qua esplode tutto. Cerchiamo di non farci ammazzare. Ok, abbiamo liberato questo spirito. Questo spirito con il mio bronco che è in fiamme. Nel senso, non il mio bronco, il mio pet, d'accordo, non il mio polmone. Ok, ecco qua. Allora, dobbiamo liberare qualcuno di questi fantasmi. Per la miseria, quanti caspita sono. Ok. Liberiamoceli, liberiamoci un po' la strada perché qua ce ne sono davvero tanti. Eccolo qua. Che palle, ho sprecato il colpo. E abbiamo liberato anche un secondo fantasma. Credo tra l'altro che dovremmo essere al completo, se non vado errato. Ma vediamo subito, basterà seguirlo e vedere se i cancelli si apriranno. I cancelli si aprono, ragazzi, allora possiamo entrare e fare man bassa di che cosa? Dannazione, cioè sono di livello... Di che livello sono adesso? Livello 6. Ragazzi, ho un oggetto non identificato. Vabbè, due armi, ci interessa poco. Di livello 6 direi che non è ancora il caso di fare questo dungeon per il momento. Aspettiamo un attimo, io direi che già arrivati al livello 7 potremmo iniziare a pensarci. Quindi ci facciamo fuori semplicemente qualche mostro in questa zona. Nel frattanto... Ah, qua vedo che c'è un banchetto di scheletri. Ma andiamo avanti all'infinito, mo' gli zombie. Cioè, avete un po' scassato la minchia adesso, eh? No, no, beh, ma va tutto bene, va tutto bene. Siete praticamente carne da macello. A me va benissimo perché questi sono solo punti esperienza che mi entrano. E quindi a me va benissimo. Oh, level up, ragazzi, vedete? Tutto questo lavoro serve, ripaga sempre. Oggetti, oggetti. Oh, quante belle cose. Quante belle cose. Vediamo, vediamo. Più 3 alla forza. 5 armatura. Beh, dai. No, ho sbagliato tasto. Continuo a sbagliare tasto. Posso usare, aumentando questi pantaloni che mi aumentano la forza, posso usare anche il nuovo artiglio, che è lento come la fame. È lento come la fame, però è stiloso perché fa tantissime cose. Caspita, questo è però... No, se metto questo però mi si tolgono gli artigli. Mi si tolgono gli artigli, vabbè, togliamo tutta sta roba che non ce ne facciamo nulla. Più 2 alla destrezza, più 21. No, preferisco così com'è. Via tutta sta roba. Più 2 alla forza. No, questo l'abbiamo già valutato prima. Più 1 al focus. Vabbè, per 1. Ragazzi, per 1. Che fare? Che fare? Che fare? Qui io direi che vendiamo questo affare. Questo me lo tengo lì perché la vitalità comunque non è da buttare. Adesso però sono molto più lento, come potete vedere, a dare i colpi. Perché questi artigli mi rallentano non poco. Però va bene. Allora, avendo noi potenziato il nostro livello, andiamo... Oh, abbiamo passato effettivamente. Devo anche distribuire i punti. Eccoci signori, siamo all'interno del dungeon. Devo distribuire i punti, lo facciamo in rapidità. Quindi 2 di destrezza. 2 di focus e 1 di forza, come al solito. Ah, qua ragazzi, mi si è sbloccata
l'executioner come abilità passiva. Però mi si è anche sbloccato lo Stormclaw. Che cos'è questo? Questo è interessante perché attivando questa abilità praticamente infliggo 40% di danni dell'arma come danno elettrico. E c'è il 50% di probabilità di castare, di lanciare il lightning, cioè fulmini dall'obiettivo, che quindi colpiranno gli obiettivi vicini. Questo mi interessa parecchio, per cui facciamo che prendo questa abilità, la sostituisco a questa. Gli artigli qua, le viscerette, lo mettiamo sul numero 1. E tra l'altro questa è una di quelle abilità che durano cooldown 20 secondi, non mi dice quanto dura, vabbè, comunque durerà qualche secondo, mi sembra una trentina di secondi se non vado errato. Allora, cominciamo la nostra esplorazione. Fantasmi! Iniziamo subito a usare la nostra abilità, nuova abilità che abbiamo utilizzato. Faremo di conseguenza un pochino più male. Sì, vediamo che dura praticamente poco più di 30 secondi. Dovremmo fare un po' più male e con la probabilità di colpire anche i nemici vicini con questi fulmini. Mamma mia, però, che lentezza. Qua ci sono nemici che fanno malissimo, perché ovviamente c'è un boss, vedo. Sarà bene che iniziamo ad utilizzare anche l'altra nostra abilità. Ok, siamo riusciti a batterlo. Piccolo boss. Un piccolo boss, ma boss che crescono. Ecco qua, vedete i fulmini che lancio? Ho il 50% di probabilità. Ogni punto che io poi darò a questa skill mi permetterà di aumentare la probabilità di fare questi fulmini. E ovviamente aumenterò anche la percentuale di danno che farò. Questi sono mostri fastidiosissimi. Oh, dai, sugli scheletrini è sempre un piacere usare questa abilità. Vedete, i danni che faccio sono sicuramente maggiori, però la velocità di attacco è diminuita parecchio per colpa di queste armi. Colpa, per l'amor del cielo, è un'arma arancione, fa tante cose, però io preferisco la velocità con questo tipo di personaggio. Almeno con la build che stiamo facendo dovrò mirare molto alla velocità. Oh, altro mostro, uno scheletro che lancia fiamme. Come vedete siamo un attimo più in difficoltà con questo dungeon, nel senso che ci stanno malmenando. Malmenando nel senso che siamo un attimo più in difficoltà, vedete che la vita scende più velocemente, i mostri fanno molto più danni, sono un pochino più coriacei. Però va benissimo. Ah, abbiamo sbloccato un punto skill. La cosa va benissimo perché dobbiamo anche aumentare con questa abilità che è l'executioner. Cioè aumentiamo la percentuale di possibilità di fare l'execute. E inoltre la charge, cioè vale a dire questa barra, aumenterà del 6% per 2 secondi, d'accordo? Sì, per chi non se la ricordasse, aspettate, eccola qua. L'execution è praticamente quell'abilità che permette di colpire simultaneamente con entrambe le armi, praticamente, e quindi di fare un doppio attacco, che quindi fa anche il doppio del danno, insomma, il danno di entrambe le armi. Ovviamente più è alta questa percentuale, meglio è. E questa è una di quelle abilità che ci servirà moltissimo, visto che noi combattiamo con le due armi. Proseguiamo. E ciancio alle bande, bando alle ciance. Andiamo avanti. Porco cane, maledizione.
siate maledetti voi, quanti siete. No, mi rallentate anche, maledetti bastardi. Allora, dov'è? Eccolo lì, c'è anche il boss. Ma quanti cazzo siete? No, fuggi, fuggi, sciocco. Ah, maledetto, non mi avrai. Basta spararmi indietro, hai rotto le palle, sei morto stronzo. Sei morto stronzo, curiamoci, va là, una bella pozioncina. Eh sì. Allora. Ah, questi se la stanno spassando mangiucchiando un cadavere. Terminiamo qui di far piazza pulita. Ok. Raccogliamo tutto, tutto nostro, tutto nostro. Siamo degli avvoltoi. Degli avvoltoi schifosi. Ok. Sta finendo la nostra abilità. Ok, terminata. E la riattiviamo adesso. Il primo nemico che si incontra, la riattiviamo. Ecco qua, attivata. Ci facciamo spazio, perché adesso so che verranno fuori sicuramente, non potevo aspettarmi diversamente, zombie. Sì, non morti. Però abbiamo abbassato con la leva e questo scrigno e saccheggiamo tutto. Ok. Oh, un po' di critici, guardate ragazzi, che lusso quando ci si fanno questi critici. Se poi il critico lo si fa proprio a mani piene, come abbiamo appena fatto l'ultimo colpo. Cosa sono? Ma che schifo, ci hanno vomitato addosso. Ci hanno appena vomitato addosso, è stata una cosa, una di quelle esperienze che sicuramente nessuno vuole mai vivere. E noi l'abbiamo appena vissuta. Sono due coglioni dover aprire tutte ste urne, porca miseria. Cioè, devi andare a una ad aprirla. Mi sa che adesso mi inventerò un nuovo modo per poter sfruttare questa abilità che ho in questo momento selezionato. Oh, ecco qua ragazzi, quello che vi dicevo. Questo qua è quel... sì, quel... diciamo, chiamiamolo vendor, che praticamente incanta gli oggetti. Allora, visto che... visto che abbiamo degli oggetti tutto sommato niente male, io prenderei questo nostro oggetto. Guardate, costa 702 il primo incantamento. Aggiungiamo quindi un incantamento già alla lista molto ampia di questo. Ok, allora abbiamo aggiunto un incantamento, cioè praticamente più 5 ai danni da fuoco. Se ne vogliamo aggiungere un altro, eccolo qua, 1950. Visto quanto cavolo costa? Porco cane. Ok, caspita, posso aggiungermi questo? Posso mettermi? No, però no. No, no, no. Non potrei più usare questo se non vado errato, no? Esatto. Non posso più usare questo, se no. Vabbè, lo teniamo su. Allora, no, ho sbagliato, scusatemi. Cosa potrei potenziare? È un po' sprecato per sti oggetti, perché ovviamente questo sarebbe utilissimo. Questo per esempio carinissimo, perché guardate, più 7 alla destrezza, più 2 a focus, cioè sono le nostre abilità principali. Cioè, potenziamocelo e vediamo cosa è venuto fuori anche. Più 5 fire armor, ok, niente di spettacolare, però va bene, va bene. Cioè, è purtroppo è casuale questo tizio, lo si incontra così, un po' a babbo di minchia. Tanto i soldi vi ho detto a cosa servono, questo qua... Faccio 20 di danno in 5 secondi da fuoco. E visto che... ma sì, ma crepi l'avarizia.
in più facciamo più 5 danni da fuoco, così. Ok, questi sono artigli elettrici di fuoco. Cioè, proprio incazzosissimi questi artigli. Ottimo. La cosa mi è piaciuta molto. Spostiamo tutti questi oggetti che dopo li venderemo. Visto che al momento non ci servono. Anzi, non ci sono né al momento e né mai. Via. Via. Oh, questo cosa fa? Più 4 chance. Vabbè, questo qua è utile per chi fa. Chi usa le armi a distanza. Per il momento non ci interessa. Cos'è questa? Ale, lo sapevo. Lo sapevo. Che era sicuramente una stronzata quella che stavo per fare. Non prendetela con il mio pet, non ha fatto nulla di male. Guardate quanto utile è questa abilità, ragazzi. Cioè, per togliersi dai mezzi casini è estremamente utile. Siamo anche passati di livello. La cosa ci fa non solo piacere, ma ci fa, devo dire, gioire un po' tutti. Dannazione, quanti cazzo siete. Siete fastidiosi e molesti. Porco cane, voi e i vostri scudi di merda. Cioè, meno male che esiste questa abilità perché per i vostri scudi, al di là dei vostri scudi. Ok, qui cosa abbiamo? Ok, un non morto stupido. Ok, anche questo sei abbastanza stupido, anche tu. Ok. Basta, basta, ma quanti cazzo siete? Porco cane. Ok, io mi dimentico sempre ovviamente poi di potenziare le nostre. Sì, il nostro passaggio di livello. Proprio lo sto ignorando brutalmente. Potenzierei questo quasi quasi. O forse anche. Ma sì, facciamo questo, dai. È passivo. Oh, siamo arrivati, signori, al secondo piano. Ecco, signori, siamo arrivati al secondo piano. Io direi che ci salutiamo qui. Ci continuiamo e facciamo il boss, nella prossima puntata, ragazzi. Mi raccomando, non perdetevela. E a presto. Ciao, ciao.